Eccomi qua, scusa il ritardo, ma anch'io non posso esimermi da dire la mia sul caso MotoGP e lo dico appunto in ritardo, in differita, perché è così che ho visto la gara. Ieri purtroppo ero impegnato a Cagliari a cercare dell'ottima fregola, ovviamente ai sapori di mare, e questo mi ha impedito di cercare un maxi schermo in cui trasmettessero la gara. Battute a parte, il weekend, se hai un po' seguito magari su Instagram, dove ho pubblicato un po' di backstage, in questo weekend ero impegnato appunto in Sardegna in un tour, il cui reportage lo pubblicherò ovviamente sui miei canali nelle prossime settimane. Ma lasciamo un attimo perdere questo, parliamo della MotoGP. La MotoGP l'ho vista in differita stamattina appena sono rientrato a Milano, quindi per questo giustifico anche le mie borse e la mia stanchezza, magari la lentezza con cui parlo. Comunque torniamo a bomba sulla MotoGP. È successo di tutto, non mi aspettavo ovviamente che sarebbe successo tutto questo, altrimenti non avrei cercato la fregola ai sapori di mare, ma avrei cercato lo schermo con Sky. Battute a parte, ci sono stati un sacco di errori, è successo veramente di tutto. La direzione gara ha sbagliato a non mostrarsi ferrea, soprattutto quando c'è stato l'allineamento e quando Marquez si è spenta la moto ed è tornato nella sua posizione. Ha sbagliato sicuramente anche in questa disposizione, in questa strana griglia con Miller davanti e dietro tutti quanti, che insomma era abbastanza buffa come scena. Ha sbagliato Marquez, l'abbiamo notato tutti, ha sbagliato Marquez almeno 3 volte, la più clamorosa delle quali purtroppo per lui proprio su Valentino Rossi, non doveva succedere, ma ha sbagliato anche Yamaha, per come la vedo io, a non tanto a non accettare le scuse di Marquez, perché ci sta anche un attimo di scontro. Può esserci, però a lasciare che fosse Uccio e non un rappresentante ufficiale del team a prendere le posizioni, ecco. Forse sbaglia anche Valentino ad alzare i toni, ma mi viene da dire che è quello che sbaglia un pochino meno. Perché? Perché Valentino ha sempre dimostrato in tutta la sua lunga carriera di saper gestire la comunicazione, sa portare la discussione, sa portare l'enfasi sui punti che più gli interessano, al contrario di Mark, che invece sfodera, si affida sempre al suo sorriso, però in certe situazioni e dopo un po' di anni si comincia a fare anche fatica a credere che quel sorriso sia sempre, sempre sincero. Quindi Valentino su questi aspetti è sicuramente più capace. Non lo scopriamo sicuramente adesso, e Mark purtroppo per lui ne farà le spese. E quindi pagherà più caro prezzo l'errore che ha fatto in pista, perché è chiaro che è stato un errore dovuto a troppa foga, troppa ansia di arrivare davanti, al bagnato, come dice lui. Dobbiamo credere, diciamo, un po' a tutte le versioni, però sicuramente è stato un errore. Il problema, a mio modo di vedere, è che un campionato che si preannunciava come uno dei più belli e interessanti, perlomeno degli ultimi anni, sarà inevitabilmente inquinato da tantissime polemiche. Ora, i due piloti dovranno stare a distanza di sicurezza, non potranno mai esserci contatti tra i due, altrimenti si scatenerà veramente l'inferno. E soprattutto sugli spalti ci saranno bordate di fischi, questo tifo e insulti, lo stiamo vedendo già in queste ore sui social, ma questi insulti e fischi che io preferirei lasciare confinati ai campi di calcio, che già fanno abbastanza schifo lì, non vorrei vederli anche nel motociclismo, dove invece si è sempre posta l'attenzione sullo sport, sul gesto tecnico e atletico e non invece sulle polemiche. Invece quest'anno torneremo purtroppo alla cortina di ferro del 2015, torneremo a questa guerra fredda, anche non tanto fredda, piuttosto calda, devo dire, tra i valentiniani e chi invece è contro Valentino, perché alla fine è così che si divide, non si ragiona neanche, si ragiona soltanto o pro o contro. In ogni caso si tornerà veramente a questa situazione che era sgradevole e si tornerà a sentire dei fischi nei confronti di un ragazzo che è uno dei talenti maggiori che la storia del motociclismo ci abbia concesso di vedere, che però ha evidentemente un problema, un difetto, ha troppa fretta, troppa foga di diventare il più grande di sempre.
Questo è quello che secondo me sta fregando Marquez, la fretta, perché lui oltre a essere veloce, ieri era incredibile, girava un secondo abbondante più veloce di tutti gli altri, lui oltre a essere veloce ha anche troppa fretta di diventare più grande. E questo secondo me potrebbe causargli, anzi gli sta già causando dei problemi, se non altro con la fama, ammesso che questo gli interessi, ma credo proprio di sì, perché se non piace al pubblico non piace neanche agli sponsor. A proposito di sponsor, è proprio qui che i fischi invece andrebbero rivolti non a Marquez, non a un pilota che ha fatto un errore, ma andrebbero rivolti ad Horna, che anziché intervenire, dimostrarsi ferrea sul regolamento, pone cambi e regolamenti a seconda di quello che gli capita, da delle interpretazioni, non lascia che i piloti discutano perché vuole la discussione. In realtà ad Horna cosa interessa? Interessa attirare sponsor. Per attirare sponsor cosa devono fare? Devono creare rumore, tutti devono parlare del suo evento, devono parlare del suo campionato e quindi l'interesse di Horna è che ci sia polemica. Donna, in queste ore si stanno sfregando le mani perché c'è un sacco di interesse sulla MotoGP e come dargli torto? Alla fine è quello il gioco, no? È uno show business, non è più motorsport, è show business, è cambiata la logica, però i piloti che sono in pista rischiano la loro vita, quindi forse queste due cose andrebbero un attimino riequilibrate e qualche fischio andrebbe fatto ad Horna, perlomeno è così che la vedo io. Ora, se non ti dispiace, mi rimetto al lavoro perché ho tutto il materiale girato in Sardegna da scaricare e devo preparare il reportage, altrimenti non riesco a pubblicarlo. Ci vediamo alla prossima, se vuoi dirmi come la pensi sul caso Dorna, Marquez, Rossi, scrivilo qui sotto nei commenti, sono curioso di sapere tutti i vostri pensieri, purché in maniera sensata, con una logica sportiva, senza insulti, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, dai gas, ma sempre responsabilmente. Ciao!